Buongiorno ragazzi, ci troviamo a Batangas davanti al vulcano Taal e all'altra parte di Tagaytay. Praticamente dalla parte opposta di questo lago c'è Tagaytay, Johnny, giusto? Sì. Ma perché siamo qua, Johnny? Diccelo tu. Perché c'è il nostro amico di un amico che sta vendendo questo terreno. Che sono 28 ettari. Sono 28 ettari di terreno che sono tutti sul lago e un po' rialzati, quindi è un terreno coltivabile. E sì, qui vicino ci sono tantissimi artisti che vivono qua, no? Come sì, giornalisti, persone ricche, hanno tutte le case in questi boschi nascoste, ma grandissime ville, no? Sì, poi guarda quello è un monte dove si può scalare. Si chiama Monte Makolot. Questo è il Monte Makolot e là c'è una mucca. Sì. Il monte è molto bello, quindi per scalare qua i monti di solito ci vuole la guida, giusto? Sì. Non si può andare, però da qua vicino si può arrivare dove sono il posto dove sono le guide che poi ti portano in cima al monte. Poi bello. Giù ancora, quindi questa sua proprietà è fino giù dove c'è anche il mare. Davvero? Il mare e il lago. E quanto costa al metro quadrato? 1200 metri quadrati. 1200 pesos al metro quadrato. Sì. Ok, si può non comprare tutto, ma anche solo un pezzo, giusto? Forse. Probabilmente. Sì. Ah. Sì. Quindi andiamo giù adesso. Cerchiamo la vista più bella sul vulcano, così cerchiamo di capire com'è questo posto. Intanto ci sono le mucche tipiche filippine che sono bianche. Le bianche mucche filippine, guardate che belle. Sono friendly o no? Di solito sono abbastanza friendly. Ciao! Ciao! Belle! Noi siamo qui perché stiamo facendo un giro con i nostri amici e poi tutti quanti eravamo curiosi di vedere questo terreno che è di un nostro amico, è vicino a Batangas. Noi siamo venuti qui a fare un giretto e allora abbiamo detto ciao, facci vedere questo terreno, già che ci siamo, così lo vediamo tutti. E se siamo interessati compriamo un metro, perché un metro costa 1200 pesos. Un metro quadrato, guardate che bello. Quindi uno può scegliersi dove fare la casa, il campo, non so, la piscina, tutte queste cose. Private property. Vedete? Ah, qua c'è. The most beautiful view here. Tall Lake. Eccola qua, vedete che bello? Si può intravedere. That's a Tagaytay there. Tagaytay is the big building, the four building. Ah, okay. Let me check. Senza che vado giù. Yes. Questo è un posto stupendo, pieno di natura. Comprare questo posto alla fine non è così caro, perché 1200 pesos sono pochi, in effetti, paragonato a Tagaytay, che il prezzo è molto più alto. E qui sei dall'altra parte, va bene, per arrivare a Tagaytay ci vorranno circa 2 ore. Però guardate giù, c'è il laghetto. For fish, it's Tawilix, it's like anchovies. Yes. Ah, I saw. Yeah, yeah. Yes. In Tagaytay, in our place, right? Yes, I ate already. Same. It's the only one fish in the world, it's here. Yes. Wow. See, I saw. Tawilix. Yes, I wrote something about this fish. Yes. In questo lago allevano l'unico pesce che si chiama Tawilish, l'unico al mondo, si può trovare solo in questo lago ed è tipo un'acciuga. Qua c'è acqua sia del mare e sia del lago, quindi è un'acqua leggermente salata, per questo questo pesce è particolare. È un pesce che si è adattato a questo tipo di acqua e quindi è diventato una specie di acciuga che resiste in queste acque poco salate. Guardate che vista, questo è tutto in vendita, 1200 pesos e tu puoi sceglierti un po' il posto. La stradina, farlo diventare tutto bello e ti svegli la mattina con questa vista incredibile. Tra l'altro mi diceva che qua di fianco c'è una mega villa di un italiano che purtroppo non è in casa oggi, lui ha tante attività qua nelle Filippine e si è fatto una villa enorme di fianco a questo terreno, anche lui con la vista sul lago. Quindi tutto in vendita, lo so, visto così dici, uno può dire ma cosa lo compro a fare?
Però le persone qua, come dicevo prima, ci sono tantissime persone che hanno comprato terreni qua nascosti, e sono persone del governo che vogliono una casa nascosta qui e si sono fatti una villa enorme, o anche solo per mettere mucche o animali, o mettere una coltivazione, avere una disposizione, un posto dove andare a farsi una scampegnata perché proprio ti fai una bella passeggiata qui. Sono 22.000 metri quadrati. Lui è il proprietario. Adesso. Prima il proprietario, lui, no? Mi ha fatto vedere la foto che la sua proprietà è fino laggiù. Fino al lago? Fondo, fino al lago, sì. Davvero? Infatti lui diceva che ci sono altri tanti tipi di rocce speciali, minerali. Che si trovano che si trovano là. Che, e lui è l'unico, mi sembra, che ha questo... proprietà che arriva fino là, perché tutti l'hanno già diviso e lui quindi non vuole vendere a pezzi. Ah, non lui vuole vendere a pezzi. Tutto un terreno. Vuole vendere il tutto fino a giù. Pensa a te. So tu hai trovato. Che okay, sì? This is downstairs, no? Yes, at the lakefront. Lakefront. Bellissimo. Trekking lang pala gampe. Is there a way to go downstairs? Yes, but it may take you about 30-40 minutes to go down. Downstairs. It's really okay, far. So it's like 1 hour go down go and back. Coming back. Four, yeah, but oh, really? We didn't mean, because there's a house downstairs. Eh? Not my house, but the former owner. That's his house downstairs. Sotto c'è la casa della... C'è la casa giù. Ok, non si vede bene, però ho visto. You can go swimming, you can go fishing, you know, you can go boating. Ang daming nagfi-fish dyan. Sometimes they catch big, yung bangus o tilapia na ligaw. Ligaw. Ora andiamo verso la macchina, adesso sono circa le 2, quindi è l'orario più caldo, fa caldissimo, ci sono circa 40 gradi secondo me qui, quindi è meglio tornare. La prossima volta sicuramente ci ha detto che andremo a vedere la parte giù, la parte sul lago, che dice che è più bella da vedere e anche per stare, c'è una strada che non è fatta bene, non è asfaltata, quindi è un po' difficile andare, però la prossima volta sicuramente andremo. E io penso che questo qua è un posto meraviglioso, dice che... si vende a 1200 pesos al metro quadrato, però vuole vendere tutto perché non vuole venderlo a pezzi, appunto. 1200 pesos. Vedi, questo qua è mango, eh? Cosa dici? 1200 pesos al metro quadrato è un buon prezzo. È un buon prezzo. Sì, sì. Perché dici che in questa zona di solito 3000. 3000 pesos al metro quadrato. Comunque qua c'è la parte, ho ancora tutto da fare perché questa è sembra un burrone, no? Sì, sì, non è... Però c'è un altro passaggio per arrivare, c'è un passaggio per arrivare da giù a qua. Ok, per arrivare sul lago. Sì. Bello. Ragazzi, fatemi sapere cosa pensate di questo terreno così grande e selvaggio. Io penso che qua si possono trovare anche diverse rocce preziose perché siamo davanti al vulcano, è una terra che non è mai stata toccata, quindi secondo me si può trovare anche qualcosa di interessante in mezzo là, magari vicino al lago. Ok, e adesso noi andiamo e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, a presto. Wow, vediamo le case che si vedono nella strada per andare via. Ah, no, tre spazi. Oh, mo tempo. Ho buona taglio.